Ci colleghiamo adesso con il presidente di ANCE Arezzo, ANCE l'associazione dei costruttori. Il presidente di Arezzo è Igor, l'architetto Igor Michele Magini, eccolo qua. Lo becchiamo in macchina, in movimento, al lavoro ovviamente. Buongiorno Igor. Ma grazie a voi di avermi chiamato. Allora, in movimento da un cantiere a un altro, nel vero senso della parola, sei in auto in questo momento. Parcheggiato. Allora, Igor, tu sei una persona giovane, ma sei un imprenditore di grande esperienza, gestisci un'impresa molto importante che ha tanti cantieri in questo momento. Io vorrei fare proprio con calma una fotografia, un'analisi di quello che è stato l'anno che ci siamo lasciati alle spalle, il 2020, e poi una fotografia dell'oggi, cosa sta vivendo oggi il mondo dell'edilizia. Partiamo da qua. Allora, il 2020 senza dubbio è stato un anno particolare, mai vissuto, nel senso che l'edilizia vive un momento che a mio avviso è un momento positivo, in ripresa, paga anni difficilissimi. Gli incentivi che erano già presenti prima dell'avvento del 110 avevano portato un beneficio che ha reso possibile questa piccola ripresa. Il 2020 ha fatto sì che abbiamo subito una frenata importante, tutti quanti, però l'aspetto positivo è che alla ripresa, quindi da partire dal mese di maggio in poi, tutti quanti abbiamo beneficiato di questo grande fermento. Questi dati che io vi dico sono dati ufficiali perché se faccio l'analisi della Cassa della Cassa di Arezzo, nella quale sono presidente, tutti gli indicatori sono positivi. Abbiamo chiuso un 2020 nonostante la drammaticità di 3 mesi di totale fermo. L'anno che va da settembre a settembre si è chiuso con il segno più. Gli indicatori anche recenti, proprio ora ho avuto una telefonata con il direttore, il mese di febbraio ha avuto sempre un segno più nell'ordine di un 4%. In questo momento tanto clamore danno da parlare i bonus, i super bonus, che si fanno parlare, ma effettivamente non stanno ad oggi riportando un effettivo lavoro. Forse lo porteranno, però ad oggi i cantieri partiti sono veramente pochi. Ecco, vorrei proprio tornare su questo punto. Tra l'altro, noi abbiamo via via approfondito questa tematica con i tuoi colleghi anche di Scuola Edile, di ANCE Siena, e con i tecnici ovviamente che ruotano intorno al mondo dell'edilizia. Io non finirò mai di dirlo, di ribadirlo: l'edilizia è un settore trainante in ogni economia perché muove intere filiere, no? E quindi è chiaro che è un settore centrale e nevralgico. Da lì la volontà del governo di dedicare questo bonus che però ha fatto tanto clamore, come te hai giustamente sottolineato, ma poi nella sostanza è difficilmente applicabile, le regole non sono chiare, tante tipologie di ipotesi di ristrutturazione ne sono escluse. Quindi alla fine, Igor, mi sembra che per ora risultati importanti, veri, duraturi e chiari non ci siano. È così? Assolutamente. E dov'è l'aspetto positivo di questa vicenda? Che nonostante il super bonus di fatto non sia partito, gli indicatori hanno il segno positivo. Quindi quello che posso dire è che se le cose stanno andando relativamente bene oggi, il giorno che effettivamente partiranno questi interventi non potremo che essere super contenti. L'aspetto positivo dei super bonus è da rivedere, secondo me, sull'analisi delle aziende, perché si vanno a premiare le aziende storiche, strutturate, che hanno veramente, che danno lavoro alle persone. Quindi per la prima volta nel nostro settore, io mi ci metto in primis, la mia è un'azienda che ha 62 anni di storia, va in competizione con le aziende, le cosiddette scatole vuote. In questo caso queste scatole vuote sono svantaggiate. Ecco. Quindi questo io credo che bisogna vederla da questo punto di vista. Speriamo però che partano, perché se no abbiamo perso un anno e mezzo, abbiamo investito tantissimo tempo e se ne è parlato e basta.
Uno dei temi nevralgici, complessi del mondo dell'edilizia, soprattutto negli ultimi anni, che ovviamente hanno subito, ricordiamo che l'edilizia è stato uno dei settori più colpiti anche dalla precedente crisi, quella del 2008, sono proprio le dimensioni delle imprese. Ora, nel tuo caso, la tua è una grande azienda con una lunga storia alle spalle, hai l'onere, l'impegno di avere molti dipendenti, ma in realtà se guardiamo un po' il numero di dipendenti delle imprese, la media toscana è veramente fa spavento, parliamo di 2-3 dipendenti a impresa. Io credo che siamo intorno ai 2 dipendenti ad impresa, quindi siamo micro imprese, ma la stessa impresa mia, un'impresa storica che è strutturata e tutto, comunque non è una grande impresa perché siamo una trentina di addetti più tutti gli esterni. Rispetto a quelli che sono i nostri competitor internazionali, l'Italia è composta da microimprese e quindi l'attenzione del legislatore secondo me dovrebbe essere rivolta verso questo settore e non pensare solo alle grandi, grandissime infrastrutture che hanno sì un beneficio, una ricaduta, ma non danno ricchezza a tutto il territorio, danno solo l'occupazione alle grandi aziende che poi a pioggia possono andare a ridistribuire il lavoro. Invece dovremmo premiare la storicità, le aziende che danno da mangiare sempre ai dipendenti e da sempre. Un altro elemento, è secondo te coniugabile le aspirazioni di un giovane imprenditore che vuol buttarsi in questo settore oggi nel costruire una start-up, quindi qualcosa ci auguriamo poi diventi un'impresa, hai un po' di polso su questo, vedi che c'è un po' di fermento oppure diciamo i giovani non si buttano in questi tipi di imprese imprenditoriali? Allora, secondo me va capito qual è la reale definizione di imprenditore, cioè chi sono coloro che vengono considerati oggi imprese? Sono quelli che da dipendente, quindi io parlo da muratore classico, si mette in proprio e comincia. Ma mentre negli anni 60 si è dato vita a imprese storiche che poi sono cresciute, oggi le partite IVA che contano un addetto, quindi forse il solo lavoratore, che danno il numero di imprese, ma non si traducono oggi quasi mai in aziende che poi si sviluppano, rimangono tali con se stesso, come ha detto, e se forse dice fortuna una persona in più. Quindi va analizzato anche questo dato perché non riporta un reale beneficio al territorio, va capito se è una modalità di elusione dei dipendenti che vengono poi trasferiti nelle partite IVA. Ultima domanda, Igor, con tanti tuoi colleghi imprenditori nel corso delle puntate di Step abbiamo parlato di come ovviamente l'emergenza pandemia Covid-19 abbia cambiato il modo di fare impresa, il telelavoro, l'assenza di fiere, l'attività commerciale ovviamente tutta veicolata sul web. Beh, tutto questo è minimamente applicabile al vostro settore perché chi costruisce il cantiere è necessariamente ovviamente una realtà, una presenza fisica di persone che lavorano insieme. Quanto è stato complicato, quanto è complicato gestire questo tipo di lavoro ovviamente in questo contesto purtroppo ancora in emergenza con la normativa Covid? Questo è un tasto dolente perché non potendo ricorrere al telelavoro l'unica cosa che possiamo fare è un'attenzione massima a tutto quello che sono le precauzioni, che questo vuol dire compreso fare tamponi in maniera periodica a tutti gli addetti. Io se analizzo la nostra impresa, noi periodicamente 15 massimo 20 giorni a turno 40 persone vengono sottoposte al tampone perché è l'unico modo per prevenire eventuali cluster nelle aziende, però questi costi non vengono poi retrocessi a noi aziende perché gran parte dei lavori che oggi facciamo sono stati contrattualizzati magari un anno fa e non era previsto. Chi lavora con il privato difficilmente riesce a farsi riconoscere questo tipo di costi. Qualcosa di diverso avviene nelle opere pubbliche, però è molto molto pesante.
Igor, allora io non ti sottraggo altro tempo, sei in movimento verso un altro cantiere, quindi ti lascio ovviamente lavorare. Ti ringrazio ovviamente per la tua disponibilità come sempre e per gli elementi che hai condiviso con noi e ovviamente un saluto a tutto il tuo staff. Vi ringrazio e un saluto, a presto.